Paola Ponti, tu fai parte della compagnia Iris qua a Faenza e avete deciso di organizzare un festival che si chiama WAM. Puoi descriverci questo festival e perché avete deciso di organizzarlo? Allora, la compagnia Iris è una compagnia che si occupa di teatro e danza, teatro danza. Già dal 2004, è nata nel 2004, però diciamo quest'anno abbiamo sentito forte l'esigenza di unirci alle altre realtà che si occupano di arte performativa contemporanea qui a Faenza, che sono le compagnie Inocula e Meno 20, per diciamo, organizzare un evento che potesse portare il teatro e la danza tra le persone, quindi non in luoghi convenzionalmente utilizzati per la performance, per l'arte performativa, ma diciamo in luoghi un pochino meno convenzionali e più vicini alle persone. Quindi queste tre realtà si sono unite, appunto, ed è nato WAM, che significa Weekly Art Meetings, e diciamo sono serate di appunto teatro e danza di ricerca con principalmente i protagonisti sono giovani autori della scena teatrale, della scena della danza contemporanea, devo dire principalmente dell'Emilia Romagna. E diciamo la base principale è stato il Museo Carlo Zauli che ci ha ospitato, che ci ospita per la maggior parte delle serate, mentre invece il 18, lunedì prossimo, siamo ospitati qui al Museo Internazionale delle Ceramiche. Oltre a, diciamo, alla vostra programmazione abituale, siete riusciti a creare un intreccio di collaborazioni con tantissime altre Una realtà di griglia, Faenza, che avete chiamato Griglia. esattamente. Questo è nato, diciamo, avete fatto come dire, di necessità virtù perché vi siete resi conto. Esatto, ci siamo resi conto appunto che nell'estate faentina perlomeno le attività erano varie e molteplici e non ci interessava diciamo entrare in competizione con queste realtà, ma piuttosto cercare un dialogo e provare a creare una programmazione comune. Da qui infatti è nata la collaborazione principale con il Clandestino, che è questo, che è un locale di Faenza che da moltissimi anni si occupa di, in particolare di musica. La proprietaria, diciamo, Morena, è estremamente, curiosa e porta continuamente qui a Faenza band emergenti, non, assolutamente non soltanto italiane, che fanno musica sperimentale molto interessante. Ma poi ci siamo uniti anche a Tesco e Mia Galleria, che sono appunto altre realtà qui della zona di Faenza, e abbiamo deciso di ospitare anche il Festival Espressioni appunto di Peripezie Urbane di Milano. E diciamo, quello che di solito risulta molto difficile alle compagnie, insomma, chi fa, si occupa di arti, arti performative, così è sempre collaborare con altre realtà. Per voi com'è stato? Quali possono essere i consigli che puoi Allora, dare? noi siamo stati fortunatissimi perché abbiamo avuto un grande sostegno morale da parte dell'amministrazione comunale, che quindi ci ha permesso, non concesso, ci ha permesso di entrare in contatto con alcuni sponsor abbastanza importanti. Quindi il fatto di avere un minimo di budget ci ha permesso poi di dialogare anche più tranquillamente con le altre realtà con cui abbiamo deciso di collaborare. Però in realtà non è stato semplice cercare un dialogo comune, una linea anche estetica comune all'interno del festival, però diciamo sopra qualsiasi altra cosa ha prevalso il desiderio di portare a Faenza questa esperienza di intanto intreccio tra le arti e proprio qualcosa di nuovo legato al teatro e alla danza contemporanea. Tutto sotto l'ottica della ricerca, questo ci interessava più di ogni altra cosa, quindi siamo riusciti a creare un dialogo insieme. E l'idea di una compagnia che dal fare, da creare, produrre arte diventa programmatrice, organizzatrice, come la È vedi? complesso perché toglie moltissimo tempo alla creazione e al lavoro, perlomeno questa è stata la mia esperienza, la nostra esperienza personale, nel senso che abbiamo scelto di organizzare questo festival nell'arco di un mese,
ogni lunedì, e quindi in realtà è un mese intero di lavoro dove portiamo anche nostre performance, nostri lavori, e alla fine ci siamo resi conto che il tempo che riusciamo a dedicare al nostro personale lavoro viene ridotto veramente a niente rispetto a tutto quanto va fatto per la buona riuscita del festival in generale. Ma ne vale la pena? Assolutamente, nel senso che la risposta al festival per adesso è stata, abbiamo fatto già 3 tappe, lunedì ci sarà la quarta, per adesso è stata ottima, e questa diciamo è la cosa che ci dà più forza. Credo che sia anche questione di organizzazione, per noi era la prima volta, quindi rispetto a certe cose magari non siamo stati estremamente efficienti, però insomma facciamo di... Questa è la nostra scuola, insomma, stiamo imparando. Quindi trovi che sia utile che una persona, diciamo, un danzatore, una danzatrice, si cimenti anche con questioni che veda anche l'altro lato della medaglia, assolutamente. L'altro lato, insomma, che non sia sempre solo ospite di una, ma che capisca anche tutto quanto la... O che provi anche a pensare come... Cioè, prendere responsabilità di una programmazione, di una scelta, di... capire quale linea vuole dare a un festival. Per me è stato molto molto interessante, mi ha fatto molto crescere. Bene, allora in bocca al lupo e sì, farete la prossima edizione anche l'anno prossimo, forse. Sarebbe le nostre idee, sì, di farlo diventare una cosa fissa ogni estate. In bocca al lupo. Grazie.